Vuoi realizzare un cartellone delle regole per la tua classe simile a questo e magari farlo anche diventare uno sfondo desktop per la LIM della tua classe? Bene, allora seguimi in questo tutorial. Tutto quello che devi fare è accedere al sito canva.com e se non l'hai ancora fatto, registrarti come insegnante, quindi potrai utilizzare il programma Canva per la scuola che ti dà la possibilità di accedere a tantissimi contenuti dedicati proprio a noi insegnanti. Fammi sapere eventualmente nei commenti se può esserti utile un tutorial proprio per questo argomento. Dalla nostra home page di Canva andiamo qua nella barra di ricerca e scriviamo poster regole della classe. Come potete vedere, Canva mette a disposizione tantissimi modelli per diversi tipi di cartelloni. Se avete meno dimestichezza con Canva potete utilizzare uno di questi, ma in realtà noi vogliamo realizzarne uno personalizzato con le regole che vogliamo proprio noi e quindi andiamo su Crea modello vuoto, clicchiamo quindi qua in alto a sinistra. Canva ci aprirà in automatico questa pagina dove vedete abbiamo questo foglio bianco. Se noi ci clicchiamo sopra, ci apre questo quadratino colore dello sfondo. Possiamo quindi scegliere il colore che più ci piace. Clicchiamo, come vedete qua ci sono vari colori da poter selezionare. A me piace il giallo, quindi clicco sul giallo ed ecco che lo sfondo è giallo. Riclicchiamo sulla pagina per iniziare a modificare, a creare il nostro cartellone delle regole. Ora passiamo al primo elemento del nostro cartellone, quindi il titolo. Andiamo nella sezione a sinistra, come potete vedere abbiamo progetto elementi, clicchiamo su elementi. Ok, scegliamo una forma, ad esempio clicchiamo su questo riquadro, ci viene inserito questo riquadro che noi possiamo trascinare con il mouse molto semplicemente e andare ad allargare come preferiamo noi. Come vedete, Canva dà anche il riquadro, vedete questo riquadro per capire qual è appunto la centratura. Lo rimpiccioliamo un pochino e poi, se vogliamo, andiamo a inserire appunto il titolo del nostro cartellone, cioè le nostre regole. Sempre nel menu a sinistra andiamo su Testo, aggiungi un sottotitolo e scriviamo le nostre regole. A questo punto possiamo innanzitutto selezioniamo con il mouse, trasciniamo e selezioniamo tutto il testo. Qua in alto possiamo scegliere il carattere che più ci piace nel menu a tendina. Il carattere che io ho scelto si chiama Irene Florentina, molto chiaro e leggibile da tutti, quindi mi piace molto come carattere, lo utilizzo molto nei miei progetti grafici. Andiamo a allargare un pochino il nostro titolo, scegliamo come colore del testo il bianco ed ecco inserito il nostro titolo. Passiamo ora al prossimo riquadro, il riquadro della nostra prima regola. Quello che vogliamo inserire è la regola numero 1. Quindi prendiamo nuovamente negli elementi il nostro riquadro, lo andiamo a posizionare dove vogliamo. Magari lo possiamo anche allargare o allungare come vogliamo noi e andiamo ora a scegliere il colore del primo riquadro. Per cambiare il colore basta cliccare sul nostro riquadro, andiamo su questo quadratino in alto e in questo caso scegliamo un bel verde. Possiamo anche intervenire sul bordo, quindi andiamo su questa piccola iconcina, andiamo a dare uno spessore del bordo, ad esempio di 5, e scegliamo come colore del bordo ad esempio un verde chiaro. Ok, riquadro creato. Ora riclicchiamo sulla barra di sinistra, in questo caso sull'icona testo. Come prima aggiungiamo un sottotitolo e scriviamo la prima regola che è salutiamo chi entra, chi entra e chi esce. Ora noi possiamo selezionare come prima il nostro testo, andare nel carattere in alto e dargli nuovamente lo stesso carattere che abbiamo scelto prima.
Come potete vedere, lo possiamo anche rimpicciolire come vogliamo. Ora qua sotto magari zoom un pochino, così almeno lo vedete un po' meglio. Trasciniamo e spostiamo, lo centriamo qua nel nostro riquadro e poi semplicemente andiamo a scegliere l'immagine da inserire. Torniamo quindi nel menu a sinistra, andiamo in elementi e scriviamo salutare e abbiamo nelle grafiche diversi tipi di elementi. Ora, se scegliamo questi, quelli che abbiamo scelto prima, li andiamo a posizionare e li rimpiccioliamo un pochino per inserirli nel riquadro, eccoli qua, ok, e abbiamo creato il nostro primo riquadro. Ora, come potete ben immaginare, il meccanismo per gli altri riquadri è esattamente identico, quindi vi faccio semplicemente vedere come procedere. Clicchiamo il nostro riquadro, tre puntini in alto, copia, riclicchiamo sullo sfondo, CTRL V, incolla, poi lo trasciniamo, lo spostiamo, anche qui andiamo a scegliere il colore di sfondo che preferiamo, andiamo di nuovo a fare la stessa cosa, quindi per il bordo andiamo a scegliere di nuovo il colore del bordo. Poi prendiamo la nostra frase e quindi con un copia e incolla la andiamo a trascinare nel riquadro e scriviamo la seconda regola, che è ascoltiamo chi parla. Ok, anche qui andiamo a scegliere un elemento. Ora, una cosa molto intelligente di Canva è che, come potete vedere qua a sinistra, ci dà dei consigli magici. Cosa sono? Canva ci consiglia quegli elementi grafici che sono simili a quelli che abbiamo scelto precedentemente. Quindi per fare un cartellone che sia graficamente uniforme, andiamo in questi consigli magici e, come potete vedere, ci sono tanti altri disegni simili a quelli che abbiamo scelto precedentemente. Qui c'è il bambino che ascolta, ci clicchiamo sopra, lo rimpiccioliamo un pochino, andiamo a posizionarlo nel nostro riquadro ed ecco che abbiamo facilmente creato appunto anche il secondo riquadro, la seconda regola per la nostra classe. Ora procediamo. Se vogliamo inserire il nostro terzo riquadro, vedete che se io vado a copiare questo riquadro e lo incollo non ci sta, no? Diventa un pochettino grande. Bene, niente paura, quello che possiamo fare è esattamente questo, quindi trasciniamo col mouse in modo da andare a selezionare tutti e tre i nostri riquadri. Ora che li abbiamo selezionati, semplicemente con il mouse li rimpiccioliamo, eccoli qua, sono esattamente posizionati sotto al titolo come vogliamo noi. Ora, a seconda del numero di riquadri, del numero di regole che vogliamo inserire, il meccanismo è sempre lo stesso, quindi come vi ho fatto vedere prima andiamo a selezionare il riquadro, andiamo a scegliere il colore che più ci piace, andiamo a scegliere anche il colore del bordo se vogliamo, poi come prima andiamo a fare un copia e incolla della nostra regola e andiamo a spostarla nel riquadro che abbiamo appena creato, andiamo poi a modificare il testo e a scegliere nelle nostre immagini a sinistra quella che più ci piace. Ricordiamoci sempre, se nell'immagine a sinistra non c'è quella che ci convince, ritorniamo indietro con la freccia e andiamo a scrivere qui nella barra di ricerca che cosa stiamo cercando, ad esempio bambino che alza la mano, andiamo a scrivere alzare la mano eccetera, e funziona esattamente nello stesso modo. Quindi procediamo fino ad aver completato appunto tutti i riquadri del nostro cartellone delle regole. Ora, questo è il nostro risultato finale. Quello che dobbiamo fare per scaricare il file è andare qua in alto a destra sul pulsante bianco condividi, nel menu a tendina possiamo andare su scarica a vedere quali sono i tipi di file che possiamo scaricare con Canva. Abbiamo ad esempio PDF, stampa PDF, JPEG eccetera. Io scelgo PNG, clicco su scarica e semplicemente il file verrà scaricato sul nostro computer. Ora, quello che faccio io di solito è appunto recarmi in una qualsiasi tipografia con il mio file e appunto richiedo di farlo stampare delle dimensioni che più preferisco come poster appunto della nostra classe. Ora, una cosa molto interessante è che possiamo, dopo che abbiamo creato questo file, farlo anche diventare lo sfondo desktop
per la LIM della nostra classe. Come dobbiamo fare? Andiamo semplicemente qua in alto a sinistra sul tasto ridimensiona e andiamo a scegliere qua nei vari nelle varie scelte appunto che ci dà Canva, sfondo per desktop. Clicchiamo, copia e ridimensiona, automaticamente Canva ci creerà un altro file proprio adatto per lo sfondo della nostra LIM. Ecco che Canva ci ha aperto in automatico questa pagina dove vedete c'è proprio il nostro sfondo per appunto la nostra LIM. Dobbiamo semplicemente seguire lo stesso procedimento che abbiamo fatto prima, quindi andiamo a cliccare su condividi, qua sotto su scarica, andiamo a scegliere nel menu a tendina il tipo di file, quindi in questo caso un PNG, e andiamo a cliccare su scarica. Bene, io spero che questo tutorial ti sia stato d'aiuto, nel caso fammelo sapere con un like o lasciandomi qua sotto un piccolo commento anche se avessi dei dubbi o delle domande da farmi, e mi raccomando, se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale Maestra Ilaria e attiva la campanella. A presto, ciao!